Diamo la parola all'interessato, all'autore del suo ottimo libro che invito tutti ad acquistare. Intanto grazie per l'invito, e è sempre un piacere venire qui al Polo del Novecento e grazie all'Ampi per l'invito, grazie a Boris, grazie a Presidente Segre, naturalmente è un onore presentare il mio libro insieme a lei, e grazie a Pugno, che appunto, come giustamente ricordava prima, diciamo, a cui mi lega un'amicizia ormai da qualche anno. La prima volta che mi sono imbattuto nella vicenda di Mario Roatta, stavamo indagando con la procura di Brescia sulla strage di Piazza della Loggia del 28 maggio del 1974. Mario Roatta era morto nel 1968. E nell'ambito di quell'inchiesta, io facevo il consulente per la procura, ci imbattemmo in un documento assai curioso. Era il documento di uno dei fondatori di un gruppo clandestino, di un servizio segreto clandestino, che oggi conosciamo con il nome di Anello o Noto Servizio, che era direttamente coinvolto con i suoi uomini nella strage del 28 maggio del 1974. Questo documento, che era stato redatto da uno dei membri di questo gruppo clandestino di carattere eversivo, iniziava così: questa è la storia di un servizio segreto clandestino che è stato fondato nel 1944 dal generale del SIM Mario Roatta. E noi rimanemmo francamente stupiti, dovendoci occupare appunto di una strage del 74 e in realtà dovendo ricorrere al tiro di filo che ci portava addirittura prima della fine della guerra. Che cosa era successo in quel lasso di tempo? Era cambiato il mondo, sostanzialmente. Quando Mario Roatta comincia il suo percorso militare, in maniera, come dire, organica alla vicenda politica e storica del fascismo, del regime, siamo negli anni 30, gli anni del consenso, gli anni in cui il regime sembra solido, indistruttibile, in cui l'antifascismo, la dissidenza è davvero una minima ridotta degli italiani. E Mario Roatta prende il comando del servizio di informazioni militari, del SIM, e lo trasforma. Il SIM era sostanzialmente un'agenzia informativa che prima dell'arrivo di Roatta alla sua direzione svolgeva delle funzioni minimali. Roatta lo ristruttura completamente e ne fa uno dei punti di forza del carattere repressivo del regime fascista del nostro. Lo trasforma ovviamente definendo una misura di repressione politica declinata su un piano all'epoca di alta modernizzazione del servizio, di funzionalità del servizio politico, del servizio segreto ad un ordine politico. È una caratteristica peculiare che poi, ai noi, rimarrà come eredità anche nella struttura e nella funzionalità dei servizi segreti militari nel corso dell'Italia repubblicana. Basti pensare che il SIFAR, l'erede del SIM, non venne istituito attraverso un dibattito parlamentare, venne riattivato attraverso una circolare ministeriale del ministro della difesa di allora, Pacciardi. E non venne mai regolato da un nuovo ordinamento, cioè continuò a funzionare con le leggi del regime fascista. Mario Roatta non è semplicemente, come dire, il rappresentante di una vicenda particolare. In realtà ricostruire la sua storia dà la possibilità di ragionare su una dimensione complessiva della transizione italiana dal fascismo al periodo post-fascista
fino alla nascita della democrazia repubblicana e soprattutto alla modalità della nascita dell'Italia repubblicana, cioè alla costruzione sostanzialmente attraverso un meccanismo duale che non consente l'incontro e la compenetrazione tra il processo di ricostruzione dello Stato nelle sue istituzioni, soprattutto nei suoi apparati di forza, e il portato valoriale dell'esperienza della Resistenza, che invece avrebbe dovuto informare la ricostruzione degli istituti, soprattutto quelli che più avevano operato dal punto di vista della repressione politica durante il regime fascista. E invece, appunto, il processo di continuità, quella che appunto il più grande storico sul tema, Claudio Pavone, ha indicato, individuato con una categoria storiografica, quella della continuità dello Stato, quanto mai efficace, quella continuità cammina sulle gambe di uomini come Mario Roatta, non solo di uomini come lui, anche di molti altri funzionari ufficiali del Regio Esercito, che si sono macchiati nel corso della vita del regime e soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale di crimini contro l'umanità. Sono oltre 800 quelli iscritti nelle liste dei criminali di guerra delle Nazioni Unite che dovrebbero rispondere alla fine della Seconda Guerra Mondiale di crimini di guerra, esattamente come i tedeschi a Norimberga. Le accuse vanno dallo stupro di massa all'incendio e al saccheggio dei villaggi, tutto questo con grande, come dire, nella stragrande maggioranza dei casi nei Balcani, quindi in Jugoslavia, in Grecia ed in Albania. La distruzione dei villaggi, la deportazione di centinaia, di migliaia di persone, dentro un meccanismo che comincia il suo processo di impianto già alla metà degli anni 30. A partire dal 1935 il Ministero, che allora si chiamava il Ministero della Guerra, oggi della Difesa, comincia a stanziare dei fondi ingenti per costruire sul territorio italiano circa 200 siti di internamento dove sarebbero stati poi deportati i cosiddetti allogeni, cioè le popolazioni civili dei paesi occupati. Lì verranno deportati, dopo l'internamento nei paesi d'origine, centinaia di migliaia di jugoslavi, di greci, anche di etiopi, di albanesi. Molti di loro, dopo l'8 settembre del 1943, si uniranno con la liberazione da questi campi alla resistenza italiana, contribuendo alla liberazione del nostro paese e aggregandosi alle formazioni partigiane. Pensiamo soltanto all'esperienza straordinaria dei partigiani jugoslavi in Italia, lungo la dorsale appennina. Con Mario Roatta c'è un gruppo molto coeso, molto attivo, molto forte di militari. Sono militari di carriera e personale politico, direttamente scelto dal regime, direttamente scelto in qualche caso da Mussolini, che compirà una carriera folgorante non solo durante il ventennio, ma anche durante la Repubblica. Uno dei principali collaboratori di Mario Roatta, che era il capo del SIM, come dicevamo prima, si chiamava Giuseppe Piesce. Giuseppe Piesce era il capo della terza sezione del controspionaggio del SIM fascista e viene spedito nel 1936 insieme a Mario Roatta in Spagna. Viene spedito in Spagna con una precisa missione, quella di intercettare, individuare tutti i volontari italiani che vanno a combattere nella penisola iberica a fianco, in difesa della Repubblica contro il fascismo, individuarli, arrestarli, torturarli, ucciderli oppure trasformarli in spie, magari ricattandoli, minacciando la famiglia che era rimasta in Italia. Compie talmente bene questa funzione Giuseppe Piesce che al suo ritorno in Italia Mussolini lo chiama come suo braccio destro con dei compiti assai particolari.
il primo dei quali è quello di rinnovare completamente la struttura del casellario politico centrale, allargarla, trasformarla in un'enorme schedatura di massa di tutti i dissidenti del regime. Contestualmente Giuseppe Piesch diventa anche il controllore dei controllori, cioè deve verificare per conto di Mussolini che il servizio segreto militare, che l'Ovra ottemperino al mandato che il fascismo ha dato loro nei confronti dei dissidenti antifascisti e di tutto ciò che può disturbare il regime dal punto di vista politico, sociale, culturale, di costume. Giuseppe Piesch viene nominato vicecomandante dell'arma dei carabinieri e viene subito inviato nel 1941 a Spalato, in Jugoslavia, per riorganizzare al fianco del duce collaborazionista croato Ante Pavelic la polizia politica croata degli Ustascia. Compie talmente bene questa funzione che al suo ritorno Mussolini di nuovo lo promuove e ne fa uno dei suoi più fidati uomini. Nel 1943, quando gli alleati sbarcano in Italia, Giuseppe Piesch viene promosso comandante generale dell'arma dei carabinieri per il Mezzogiorno liberato e prefetto di Foggia e di Ancona, due città strategicamente molto rilevanti per la prosecuzione della guerra. Al termine del conflitto, Giuseppe Piesch viene richiamato immediatamente al Ministero dell'Interno perché il nuovo ministro Mario Scelba vuole costruire attorno a sé un gruppo di fiduciari e sceglie come suo braccio destro Giuseppe Piesch. Il braccio destro di Mussolini diventa il braccio destro del ministro degli interni del governo dell'Italia antifascista. Mario Scelba chiede a Piesch di riattivare il casellario politico centrale perché nell'Italia del 47, del 48 i nemici sono pressoché gli stessi: i sovversivi, i ribelli, gli antifascisti, i comunisti, i socialisti, gli anarchici, gli azionisti. Piesch riattiva questa struttura e contestualmente, attraverso un finanziamento di natura atlantica, dà vita ad una serie di strutture paramilitari, il MACEM, il MACRI, il MACI, che opereranno nel corso della transizione 46-48 una serie di attentati terroristici contro le camere del lavoro, contro le sedi dei sindacati, dei partiti di sinistra, per alzare la tensione in vista delle elezioni decisive politiche del 18 aprile del 48. Grazie ai fondi messi a disposizione e ai luoghi d'incontro messi a disposizione da Giuseppe Piesch ai reduci di Salò, nasce il 26 dicembre del 1946 il Movimento Sociale Italiano. Insieme a Piesch, attraverso un finanziamento sempre di natura atlantica, viene attivata una struttura, un'organizzazione che Piesch costituisce con un partigiano monarchico, Edgardo Sogno. Quella struttura si chiamava Pace e Libertà e nel 1974, qui a Torino, l'allora giudice magistrato Luciano Violante incriminerà l'organizzazione Pace e Libertà per il tentato colpo di Stato, il cosiddetto Golpe Bianco del 1974. Giuseppe Piesch è quel colonnello del SID che nel libro scritto da Licia Pinelli, Una storia quasi soltanto mia, viene indicato come l'organizzatore del viaggio di 50 neofascisti italiani di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale nella Grecia dei colonnelli nell'aprile del 68. Per partecipare ad un corso di formazione paramilitare che consentirà a quei due gruppi di organizzare cellule eversive che si renderanno responsabili degli attentati del 1969 in Italia e, in ultimo, il 12 dicembre del 1969, della strage di Piazza Fontana e degli attentati di Roma. Giuseppe Piesch farà parte del lungo elenco di persone incriminate per il tentato golpe borghese dell'anno dopo, del dicembre del 1970. Fuggirà dall'Italia perché appunto messo sotto inchiesta dalla magistratura romana,
e tornerà, riparerà a Malta e tornerà nel nostro paese soltanto quando, caso unico nella storia della magistratura italiana, tutti gli imputati saranno assolti, persino i reo confessi. Giuseppe Piesch, Mario Roatta, sono figure che appunto non raccontano storie peculiari, raccontano come il processo di continuità abbia inciso sulla qualità del nostro sistema democratico, come Achille Marazza, uno dei più importanti nominati e ricercati criminali di guerra in Jugoslavia, possa diventare rappresentante del CLN, Alta Italia per la Democrazia Cristiana, e trattare con Mussolini nell'arcivescovado a Milano nei giorni dell'aprile del 45. Come Achille Marazza possa diventare sottosegretario al Ministero dell'Interno a fianco di Scelba, come possa svolgere la sua funzione di ripristino dell'ordine pubblico a Milano dopo la rimozione dell'ultimo prefetto della Resistenza, Ettore Troilo, come possa diventare ministro del lavoro, dell'istruzione, e come oggi ci sia nella sua città natale una fondazione a lui dedicata. Quando con Taddeo Orlando, un altro criminale di guerra, un altro militare italiano inserito nelle liste, diventerà ministro, la Jugoslavia negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra solleverà il problema in seno alle Nazioni Unite e nei rapporti bilaterali con l'Italia. Ma a fronte di quelle richieste fa testo una dichiarazione asciutta, secca, come al solito terribile ma estremamente realistica, dell'allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giulio Andreotti, che disse: non permetteremo mai che un nostro militare venga processato in un paese comunista. E da questo punto di vista Taddeo Orlando, Mario Roatta, Giuseppe Piesch, Achille Marazza non saranno gli unici. Nessuno degli 850 circa criminali di guerra verrà mai processato, né estradato nei paesi che ne faranno richiesta, dove questi crimini erano stati compiuti, né verrà portato di fronte a un tribunale internazionale, non ci sarà mai una Norimberga per l'Italia, né verrà tantomeno processato qua in Italia. Mario Roatta verrà processato per le imprese criminali del SIM, ma il giorno prima della sua condanna, il 4 marzo del 1945, verrà fatto fuggire, verrà fatto scappare in Spagna. E da lì continuerà ad organizzare la sua struttura in collegamento con i vincitori della guerra alleati occidentali in funzione anticomunista, in chiave anticomunista. È quella la radice d'origine che riporta un'inchiesta del 1974 alla figura di un generale del 1943. È il processo di transizione e la dialettica che si sviluppa nel rovesciamento semantico dei fronti. La guerra calda si era combattuta con i cannoni, con gli aeroplani che bombardavano, con i fucili che sparavano, con i carri armati che entravano nei confini nazionali. Alla fine della guerra calda i fronti si spaccano, si rompono e si rovescia l'equilibrio politico, che trasforma gli alleati della guerra calda in nemici della guerra fredda, quella che non si combatte più con gli eserciti l'un contro l'altro armati. In questa dinamica la continuità dello Stato in Italia viene prodotta da due matrici, una interna e una internazionale. Appunto, la collocazione del nostro paese esattamente sul crinale che separa, nella divisione bipolare, l'est sovietico dall'ovest atlantico e contestualmente il nord del mondo dal sud del mondo. L'Italia è collocata in una doppia frontiera in cui albergano anche tante altre contraddizioni. L'Italia è l'unico paese in cui si verifica la presenza di uno Stato nello Stato, il Vaticano, ed è l'unico paese che
pur essendo stato militarmente sconfitto, ha concluso la guerra a fianco degli alleati. Ha avuto un forte movimento di resistenza, ma questo movimento di resistenza è largamente e numericamente egemonizzato dalle forze del Partito Socialista, del Partito Comunista, del Partito d'Azione. Il Partito d'Azione in questo caso, diciamo, non è direttamente investito rispetto a quello che sto per dire. Il Partito Socialista e il Partito Comunista, che sono alleati politici del fronte opposto, del fronte politico e militare opposto al costituendo dispositivo militare internazionale che noi impareremo a conoscere col nome di NATO. In questo contesto la Norimberga italiana avrebbe determinato un'epurazione di fatto. Non ci sarebbe stata possibilità per nessuna amnistia di ripristinare nei loro posti di comando Mario Roatta e quelli come lui. E invece il processo di continuità e il mantenimento ai loro posti è possibile perché la guerra fredda necessita non solo di militari, non è soltanto una guerra. I militari non devono soltanto eseguire un ordine. Durante la guerra fredda si devono conquistare anche, come si diceva allora nei manuali della NATO, il cuore e le menti di chi combatte e delle opinioni pubbliche. E quale personale militare politicamente già formato all'anticomunismo dava garanzie uguali, pari all'ex personale fascista? E contestualmente, poteva l'Italia avviare una sua Norimberga, epurare, tagliare fuori dall'organismo militare dell'esercito, ma da tutti gli apparati di forza, il personale ex fascista e sostituirlo con personale partigiano proveniente dalle file del Partito Comunista, del Partito Socialista, per ricostruire la NATO, cioè un dispositivo militare anticomunista? Queste contraddizioni determinano le vicende e le vite di circa una ventina, poi sono quelle che abbiamo ricostruito in questi due libri, di criminali di guerra che attraversano in forme diverse la transizione alla Repubblica, dal fascismo alla Repubblica, e producono e determinano quella che Gianni Baget Bozzo, nel suo articolo di commiato, di saluto a Mario Scelba nell'83, quando Scelba decide di ritirarsi dalla vita pubblica, dalla vita politica, smette anche di fare il parlamentare europeo, l'ultima carica che ricoprì, ecco, producono quel meccanismo di cui Scelba è, come dire, il punto apicale, che separa appunto la ricostruzione dello Stato dal portato valoriale della resistenza, produce cioè quella che Gianni Baget Bozzo chiama la rottura tra Stato e resistenza in quell'articolo. Che cosa ha prodotto questo rispetto al retaggio, all'eredità, all'ascito sulla democrazia repubblicana? Ha prodotto innanzitutto il cosiddetto congelamento della Costituzione. Fino al 1956, di fatto, la Costituzione italiana, ma addirittura la resistenza italiana, sono ospiti nel nostro paese. La prima celebrazione ufficiale della resistenza alla partecipazione delle alte cariche dello Stato si avrà soltanto dopo l'intervento del Presidente della Camera Giovanni Gronchi, che qualche giorno dopo diventerà Presidente della Repubblica. Siamo nel 1956. È un anno importante perché sta cominciando a finire la fase acuta della guerra fredda, è morto Stalin, sta finendo la tensione determinata dalla guerra di Corea, che ha riportato il mondo sull'orlo di una terza guerra mondiale, e quindi in Italia si avvia un lentissimo processo di scongelamento costituzionale. Nel 1956 viene finalmente istituita la Corte Costituzionale, cioè il massimo organo di controllo costituzionale della promulgazione delle leggi in Parlamento, il che significa che dal 1946 al 1956 nessun organo ha controllato la costituzionalità delle leggi promulgate dal Parlamento.
Nel 1956 viene istituito il Consiglio Superiore della Magistratura, cioè l'organo di autogoverno che sancisce formalmente la separazione dei poteri dello Stato, cioè la base di qualsiasi democrazia liberale esistente. Dovremmo aspettare gli anni 70 per le regioni, per l'istituto del referendum, attivato dalla raccolta delle firme dei gruppi oltranzisti cattolici che volevano abolire la legge sul divorzio promulgata dal Parlamento. Dovremmo aspettare il 1981 per la riforma dello statuto di famiglia, che abolisce il delitto d'onore, viva Dio. Dovremmo aspettare il 2014 per l'introduzione, caso unico in Europa, del reato di tortura, perché l'eredità dei codici fascisti naturalmente non prevedeva la configurazione giuridica di questo reato. È attraverso questa assenza giuridica che i responsabili delle torture al G8 di Genova del 2001 non vengono condannati per quel reato, per le torture perpetrate a Bolzaneto o nelle caserme o nei commissariati di quei giorni. Ecco quindi che raccontare la vicenda, la storia dei crimini di guerra impuniti italiani non serve soltanto a raccontare vicende lontane, 70 anni fa, questioni di guerra. In realtà offrono la dialettica circolare propria della storia, che non è quella, e quindi danno un senso alla storia, che non è quello di raccontare nomi, date, nozioni. Per quello ormai nelle scuole, nelle università, nella vita comune c'è internet. La storia, se ha un senso e ce l'ha, deve offrire una capacità di interpretazione della dialettica tra passato e presente, cioè offrire un orizzonte di senso alle cose che sono accadute, che possono essere ricostruite, scritte, ricercate, ma devono avere un orizzonte di senso, altrimenti tutti i dolori diventano uguali, tutte le vittime diventano uguali, tutti i rovesciamenti sono possibili. E i rovesciamenti non sono legati a frange minoritarie dell'opinione pubblica del nostro paese o dell'opinione pubblica europea. E ne abbiamo, e chiudo, un esempio pratico con le leggi della memoria, che ormai si sono diffuse in tutto il mondo. Nel nostro paese in particolare, le leggi promulgate dal Parlamento, che hanno carattere storico, costruiscono una memoria selettiva e fanno venir meno l'orizzonte di senso che è necessario alla ricostruzione e alla trasmissione del sapere storico. Il 27 gennaio celebriamo la giornata della memoria, che ricorda l'entrata in Polonia dell'Armata Rossa, che distrugge il campo di concentramento di sterminio di Auschwitz. Simboleggia quella data la fine dell'organizzazione metodica, scientifica, moderna dello sterminio di milioni di esseri umani. Ora, la Francia, che non ha combattuto la guerra a fianco della Germania nazista, che non ha riempito i vagoni piombati di persone da portare ad Auschwitz, che non ha promulgato leggi razziali, che non ha fatto censimenti di antifascisti, omosessuali, zingari, sinti, rom, portatori di handicap o testimoni di Geova. Ecco, la Francia ha scelto di celebrare a fianco del 27 gennaio una data che pedagogicamente istruisca soprattutto le giovani generazioni alle responsabilità francesi per la Shoah, e ha scelto di celebrare a fianco del 27 gennaio il 16 luglio, giorno della ricorrenza del rastrellamento anti-ebraico di Parigi. 6.000 ebrei francesi, le truppe della Wehrmacht e i collaborazionisti di Vichy francesi arrestano e deportano in Germania. Non tornerà più nessuno di quei 6.000. Cioè, nel paese che invece la guerra a fianco di Hitler l'ha combattuta, che le leggi razziali le ha promulgate, che
licenziamenti dei dissidenti e di tutte le altre categorie di sottouomini, di sottoumani, li aveva fatti. Ecco, l'Italia, quando in Parlamento è stata discussa la mozione che voleva affiancare alla celebrazione del 27 gennaio una data che indicasse le responsabilità italiane nelle politiche di sterminio, indicando il 16 ottobre, giorno del rastrellamento antiebraico di Roma, in corrispondenza, in comparazione con quello che era stato fatto in Francia per Parigi, il voto, come si diceva allora, bipartisan del Parlamento italiano ha bocciato questa mozione. E nel nostro immaginario collettivo, il 27 gennaio si celebra la giornata in cui un carro armato russo entra in territorio polacco e distrugge un campo di sterminio tedesco. L'elemento italiano semplicemente è sparito, non c'è. Il 10 febbraio si celebra la giornata del ricordo. Nella storia è importante, questo sì, ricostruire precisamente i fatti, perché danno appunto la possibilità di interpretarli e dargli un senso. Si vorrebbe celebrare la giornata in ricordo delle vittime delle foibe, ma le violenze sul confine orientale, posto che sono una reazione all'occupazione nazifascista e italiana di quei territori, la politica di snazionalizzazione, così la chiamano il fascismo, di quei territori, sono fenomeni che si verificano nel settembre del 1943 e nel maggio del 1945, con caratteristiche molto diverse. Nel settembre del 43, dopo l'8 settembre, dopo la rotta dell'esercito, un moto popolare disorganizzato si vendica delle politiche del ventennio sugli elementi fascisti. I morti sono circa 500 e quelle violenze cessano con la rioccupazione del territorio da parte della Wehrmacht tedesca, che si occupa anche della riesumazione dei corpi e quindi del censimento reale del numero delle vittime. Nel maggio del 1945 invece, sul confine orientale si sviluppa un moto violento diverso, organico. Violenze compiute dall'Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo, in un contesto di risalita e liberazione del territorio del paese occupato, dal sud al nord. In Italia si parla di pulizia etnica e si racconta una menzogna. L'Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo, come tutti gli eserciti di liberazione, sviluppa una lotta armata, violenta. Ma non c'entra niente con la pulizia etnica. L'Esercito Popolare di Liberazione Jugoslavo combatte e distrugge gli Ustascia croati, che sono jugoslavi, i domobrazi sloveni, collaborazionisti dei fascisti, che sono jugoslavi, i cetnici serbi, combatte e distrugge i tedeschi nazisti e certo combatte e distrugge gli italiani fascisti. Ma non c'entra assolutamente nulla la pulizia etnica, a meno che non si voglia dire che l'Esercito Popolare di Liberazione faceva pulizia etnica degli stessi jugoslavi. Di più, non ci fu pulizia etnica per un altro semplice fatto, perché dovremmo parlare di pulizia etnica di italiani contro italiani. Perché le migliaia di soldati sbandati dopo l'8 settembre, che si aggregano alle formazioni partigiane jugoslave e risalgono con queste la penisola balcanica, combattendo insieme a loro, non fanno pulizia etnica di altri italiani. E dunque la giornata del 10 febbraio dovrebbe appunto ricordare le vittime delle foibe, che però a febbraio non ci sono. Le foibe sono del settembre del 43 o del maggio del 45. Il 10 febbraio invece, con voto bipartisan, viene indicata un'altra data ed è molto pesante. È la data che celebra l'anniversario della firma del Trattato di Pace di Parigi del 1947, che anche diplomaticamente chiude la Seconda Guerra Mondiale, cioè il più grande massacro della storia dell'umanità scatenato dall'Italia fascista, dalla Germania nazista e dal Giappone imperiale. In quella data solo la memorialistica fascista riconosceva un diktat,
un elemento di contestazione di legittimità imposto dai vincitori sui vinti. E antropologicamente era anche comprensibile che la minoranza dei vinti la considerasse tale. Oggi, con voto bipartisan del Parlamento, quella non è più la memoria dei fascisti, è una memoria di Stato che deve essere per legge celebrata nelle forme che sappiamo. Al punto che nel 2017, quando ricorreva il 70° anniversario della firma del Trattato di Parigi, in tutto il mondo è stato celebrato il 10 febbraio come giornata della pace, tranne che in Italia. Noi quel giorno abbiamo celebrato la giornata del ricordo. A marzo celebriamo la giornata dell'unità nazionale e siamo l'unico paese del mondo, l'unico, che celebra la sua unità nazionale senza l'unità. Si celebra a marzo perché nel 1861, con i decreti legge, il Regno di Sardegna include nel Regno d'Italia il Sud, il Meridione. Ma a quella data non solo la storia, ma anche la geografia ci mostra che all'unità d'Italia manca Roma Capitale con lo Stato Pontificio e una parte del Veneto. Sarebbe stato più logico e storicamente accettabile indicare il 20 settembre, la breccia di Porta Pia, la fine del potere temporale della Chiesa sul nostro paese, come giornata dell'unità d'Italia. Ma questo avrebbe costituito un elemento di conflitto memoriale col Vaticano, con lo Stato nello Stato. E quindi l'Italia ha preferito, con decreto, preferisce celebrare ogni anno la sua unità senza l'unità e senza la capitale. Ci lasciano in pace il Santo Aprile e chiudono con maggio. Il 9 maggio si celebra la giornata di ricordo delle vittime del terrorismo, perché in quella data ricorre l'anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse a Roma nel 1978. Ora, se lo sviluppo storico della nostra democrazia fosse stato lineare fino al 9 maggio del 78, non ci sarebbe stato assolutamente nulla di strano e nulla di male nell'indicare con voto bipartisan quella data come data espressione della memoria storica del paese del terrorismo. Ma noi sappiamo benissimo che il fenomeno terroristico nel nostro paese non nasce il 9 maggio del 1978. Volendo, diciamo così, superare la strage di Portella della Ginestra del 1 maggio del 1947, il fenomeno stragista, caso unico in una democrazia occidentale a capitalismo maturo, il fenomeno stragista che infesta l'Italia, che caratterizza tutti gli anni 60 e 70 del nostro paese, nasce il 12 dicembre del 1969, anniversario che quest'anno fa 50 anni, della strage di Piazza Fontana. La più grave strage di civili dalla fine della Seconda Guerra Mondiale sul territorio italiano in tempo di pace. Ma è molto più facile raccontare, trasmettere una storia che descrive l'attacco di un corpo estraneo allo Stato, le Brigate Rosse, che attaccano, per parafrasare la loro grammatica, il cuore dello Stato, piuttosto che raccontare che è dal cuore dello Stato che nasce il fenomeno stragista del nostro paese. E in quelle date si celebrano dei rovesciamenti di senso e di logica che insultano la nostra intelligenza. In uno di questi 9 maggio vennero invitate le due vedove del commissario Luigi Calabresi e del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli. Vennero poste di fronte ad un incontro che doveva sancire una pacificazione. E così venne presentato. E così venne riportato dai mezzi di informazione, dai media, contro qualsiasi senso della storia e contro qualsiasi logica umana. Perché posto che la vedova di Calabresi aveva delle scuse da fare alla vedova Pinelli, visto che il marito era morto innocente durante un interrogatorio di cui lui era responsabile in questura,
Posto questo, non si capisce di che cosa si doveva scusare Licia Pinelli con la vedova Calabresi, visto che il marito stava sottoterra quando venne ucciso il commissario di polizia. Ma questi rovesciamenti che vengono appunto costruiti in questi alvei, che non sono storici, raccontano una vicenda che viene che è determinata da un approccio controfattuale della storia. E allora è in questo, appunto, che dobbiamo ritrovare il senso, l'orizzonte di senso della storia, per essere anche sufficientemente indipendenti quando è lo Stato a decidere quale memoria selettiva adottare come ricostruzione del nostro passato, perché in quella maniera sceglie anche la conformazione del nostro vivere nel presente. E quindi la battaglia culturale è tutta aperta, tutta scientifica, è tutta praticabile. E tutti sono...